This evening we will go to another sutta called the Dhatu Vibhanga Sutta. Quindi stasera passeremo ad un altro sutta, Dhatu Vibhanga. Vibhanga Sutta. This also is also one of the sutta that is quite well known among practitioners. E questo è un altro di quei sutta ben conosciuto tra i monaci praticanti. Non necessario i monaci. Ah, I got monk, sorry. Non necessariamente monaci. Dhatu means elements. Dhatu significa elementi. Vibhanga is like analysis. Vibhanga è analisi. Here you can use the word exposition. E qui viene utilizzato nell'esposizione. The elements doesn't mean in the sense of the four elements. Qui con elementi non si intendono i quattro elementi. Elements here in the sense of different parts or different things that make up our experiences. Qui elementi viene inteso come le differenti parti o le differenti cose che costituiscono le esperienze. We will get to see this when we go through the sutta. E quindi lo vedremo mano a mano che ci addentreremo nel sutta. To cut the story short. E per farla breve. The Blessed One, that is the Buddha, was wandering in the Magadhan country. E il Buddha, il benedetto, stava vagando nel paese Magadha. And eventually arrived in Rajagaha. E arrivò a Rajagaha. He went to the port of Bhagava. E andò al porto di Bhagava. Usually the sutta discourse with telling when this discourse was given to who and where. E generalmente nei sutta si dice dove è stato dato il discorso e a chi era rivolto. And so he told to the potter, you know, potter is one who makes pots. E parlò agli artigiani del vasaio. Vasaio. Okay. Yeah. One who makes pots. If it is not inconvenient for you, I would stay one night in your workshop. Se non è di incomodo, vorrei stare una notte nel tuo negozio. And he answered, it is not inconvenient for me. But there is a homeless one already staying there. If he agrees, then stay as you wish. Non è di alcun incomodo per me, però c'è già un'altra persona senza tetto che dorme lì e se per lui non è un problema potrei stare. Now there was a clansman named Pukusati who had become a monk out of faith of the Buddha. Clansman, a man from a family. Okay. Clansman, the clan is a... Ah, a clan, family. Okay. Poi c'era un uomo appartenente a un gruppo familiare. And what he did about Pukusati. Ah,
the name. Si chiama Pukusati. Dal nome Pukusati. Who had become a monk out of faith in the Buddha. Che divenne monaco grazie alla fede nel Buddha. And he was staying at a workshop. Appunto dimorava, stava nel, in questo negozio. And so the Buddha addressed him. If it is not inconvenient for you, monk, I will stay one night in the workshop. E così il Buddha si rivolse a lui dicendogli: se non è d'incomodo per te, o monaco, starò per una notte nel negozio. The potter's workshop is large enough, friend. Let the venerable one stay as long as he likes. Oh caro amico, il negozio del vasaio è grande abbastanza, quindi o nobile puoi stare il tempo necessario. Then the Buddha entered the workshop, prepared a spread of grass at one end, sat down, folding his legs crosswise, body erect, establishing mindfulness in front of him. E allora il Buddha entrò, preparò lo spazio per sedersi, si sedette con la schiena eretta e con consapevolezza davanti al monaco. And at that night the Buddha was in seated meditation. Most of the night was in seated meditation, and Venerable Pukusati also spent most of the night in seated meditation. Per quella notte, la maggior parte del tempo, il Buddha stette in meditazione seduta, e lo stesso fece il monaco Pukusati. Then the Buddha thought, this clansman conducts himself in a way that inspires confidence. E allora il Buddha pensò, questo uomo appartenente al clan si comporta in modo tale da essere di ispirazione. And he asked, under whom have you gone forth, monk? E quindi gli chiese, gone forth is to become a monk. Guidato. Da chi hai ricevuto gli insegnamenti? Da chi sei stato guidato? Who is your teacher? Chi è il tuo insegnante? Whose dhamma do you profess? Qual è il dhamma che professi? And he answered, friend, there is a recluse Gotama, son of the Sakyans. No? E quello rispose, o amico, there's a recluse Gotama. Il recluso Gotama. Recluso Gotama. Yes. Son of the Sakyans. Il figlio dei Sakya, eccetera, eccetera, eccetera. E così via. And he is fully enlightened, eccetera, eccetera, eccetera. È pienamente illuminato, eccetera, eccetera. Then the Buddha asked again, where is the Blessed One? E allora accomplished and fully enlightened, now living. E allora il Buddha chiese, dov'è colui che è completamente, pienamente illuminato? Dov'è che vive? Then he said, there is a friend, a city, northern city called Sawati. He is now living there. He answered, the Buddha was living in Sawati in the north. E quindi la risposta fu che viveva in Sawati nel nord. But monk, have you ever seen the Buddha before?
Ma, o monaco, hai mai visto il Buddha prima? Would you recognize him if you saw him? Saresti in grado di riconoscerlo se lo vedessi? Say, no friend, I have never seen the Blessed One before, nor would I recognize him if I saw him. Amico, no, non l'ho mai visto prima e non sarei in grado di riconoscerlo se lo vedessi. So the Blessed One thought, this man has gone forth under me. E allora il benedetto rispose, quest'uomo è stato addestrato da me. Suppose I were to teach him the Dhamma. Supponendo che io gli abbia insegnato il Dhamma. And so he says, monk, I will teach you the Dhamma, listen closely to what I shall say. E allora disse al monaco, o monaco, ti insegnerò il Dhamma, quindi ascolta attentamente che cosa dico. Then he answered, yes, friend. E il monaco risponde, sì, amico. So obviously Pukkusati doesn't know the Buddha was in front of him. E quindi in quel momento Pukkusati non sapeva che il Buddha era proprio di fronte a lui. And he addressed the Buddha as friend. E si rivolse al Buddha come amico. Which is disrespectful. E la qualcosa è irrispettosa. And the person meets with somebody like a Buddha, so highly enlightened and so on, you don't just say, hello friend, how do you do? No? It's not respectful. Perché in un caso come questo, nel rivolgersi a una persona illuminata e così saggia e santa, rivolgersi dicendo, ehi amico, come stai, è irrispettoso. See, in the tradition of monks, the general behavior is the junior monk will address the senior monk as Bante. Nella tradizione monastica i monaci più giovani si rivolgono ai monaci più esperti e anziani con l'appellativo di Bante. Bante means venerable sir. Che significa venerabile signore. And the senior monk will address the junior monk as Avuso, which is, means friend. E viceversa, i monaci più esperti e anziani si rivolgono ai giovani con il termine Avuso, che vuol dire amico. Which means that the senior monk is condescending, and so he treats the junior monk like an equal. Il che significa che il monaco più anziano è accondiscendente nei confronti del monaco più giovane e quindi lo tratta equamente come amico. This is the proper etiquette in the Sangha, the bhikkhu monks. E quindi questa è l'etichetta appropriata all'interno del Sangha dei bhikkhu e dei monaci. And it's generally the practice in Asia. E in generale così come viene praticato in Asia. In the West it's a different story. Ma in Occidente è tutta un'altra storia. But still, no, if you are in the army, you still have to salute to your captain. Ma è un po' come essere nell'esercito, si deve obbedire e seguire il proprio capitano. Even then, no, the children they go to school, when the teacher comes in, they usually stand up. È un po' come a scuola, quando entra l'insegnante in classe, i bambini si devono alzare in piedi. Do you do that in the schools here? Lo fate nelle scuole qui? Yeah. When in Italy, when the teacher goes into the classroom, do the children stand up? In Italia, quando where are? You see where my eyes are?
try to look here, Bhante. Oh. Yes. Cosa fanno i bambini qui quando l'insegnante, la maestra, il maestro entrano in classe? Si alzano? Luisa, does that happen? No? Non succede? No. So what do? They they keep on doing what they are doing. So what do? You take the your slippers and throw at them. e quindi cosa fa la maestro, l'insegnante? Prende la ciabatta e gliela lancia. Normally the teacher just get louder with the voice. Yeah. Terrible. Terrible. So, for example, in a Thai society. Ad esempio nella società thailandese. Suppose the family is there. Mettiamo che ci sia la famiglia al completo. And the mother is sitting on a chair, and all the children will sit on the floor. E la mamma è seduta sulla sedia mentre tutti i bambini sono seduti a terra. And then when they meet her, they will bow to her. E quando la incontrano, quando vanno da lei, si devono inchinare. And so after that, then the elder sister of the mother will come in. E poi successivamente la sorella più anziana, insomma la sorella maggiore della madre, entra. And so the younger sister who is sitting on the chair will get down to the floor and ask the elder sister to sit on the chair and she will bow to her. E quindi la sorella più giovane si alza dalla sedia, si mette a terra, si inchina alla sorella più anziana. So you see that the culture is like that because of respect for the seniors. Mm. E come noterete c'è questa modalità all'interno della cultura thailandese per il rispetto nei confronti delle persone più anziane. And if a monk comes, of course, the elder sister, even though she's old, will sit down on the floor and let the younger monk come, sit on the chair, and she will bow to him. Se dovesse arrivare un monaco, anche se più giovane, la donna seduta sulla sedia dovrebbe alzarsi, mettersi a terra e inchinarsi al monaco. So that's the general behavior of etiquette in the Asian society like Thailand. E questa è il comportamento generale tenuto a livello di etichetta culturale in Thailandia. Which may not be agreeable to many of you. Che potrebbe non essere accettato dalla maggior parte di voi. But don't be deceived. This is the external behavior. Ma non fatevi trarre in inganno, si tratta di un comportamento esteriore. They know what's going on. Perché quello che accade è... They know what's going on. Sapete che cosa accade. So, for example, if the monk is not a good monk, they know. Ad esempio, se il monaco non è un buon monaco, lo sanno. Although they follow the same etiquette, doesn't mean they respect him. Perché se anche continuano a seguire l'etichetta, questo non significa che gli portino rispetto. Mm. And if it's bad, they will do something to him. Se non si comporta bene, se è un cattivo monaco, gli faranno qualche cosa. So, no, don't be fooled by the behavior. E quindi in sostanza non diventate matti rispetto al comportamento. In Malaysia is also Asian. In Malaysia. The etiquette is also Asian. Is also. Ah, ok, sorry. E quindi in Malesia, anche in Malesia c'è l'etichetta asiatica.
although they are not as heavy as the ties. Benché non siano pesanti come modalità rispetto ai, ai thailandesi. So they don't simply bow to anyone every time. Semplicemente non stanno ad inchinarsi davanti a tutti tutto il tempo. But they still show respect to seniors and others. Ma comunque mostrano rispetto nei confronti degli anziani. And in a way they're more direct. E possiamo dire che sono più diretti. For example, in Penang, when a monk does not behave, they call the policeman. E ad esempio in Penang, se un monaco non si comporta come dovrebbe, chiamano la polizia. And there are cases where they actually handcuff the monk out. Put the monk on handcuffs and okay. Take him out. Ci sono casi in cui gli mettono le manette e lo portano via. Yeah? So, although we pay respect, but we are not stupid. Benché si porti rispetto, non sono stupidi. But generally they are very tolerant. Ma in generale sono molto tolleranti. There's a limit. Ma c'è comunque un limite. So. E quindi. So if in India this type of behavior you see is being followed. E in India questo tipo di comportamento ha molto seguito, viene molto seguito. Of course the Buddha understands because he doesn't know who is in front of him. E certamente il Buddha comprende perché chi ha di fronte a lui non sa chi è. And so you see, even though he called the Buddha a friend, he was still willing to listen to what the Buddha has to say. Benché lo avesse chiamato amico, era comunque desideroso di stare ad ascoltare che cosa avesse da dire il Buddha. And so the Buddha started teaching him that this person consists of six elements. E così il Buddha iniziò ad insegnare: questa persona è costituita da sei elementi. The six bases of contact. Le sei basi di contatto. The 18 kinds of mental exploration. I 18 tipi di esplorazione mentale. And he has the four foundations. E ha i quattro fondamenti. Just making sure when you say four foundations, it means the four foundations of mindfulness. Stavo controllando che fosse appunto riferito ai quattro fondamenti della consapevolezza. And so then he explains further, the tides of conceiving do not sweep over one who stands upon these foundations. E quindi parla delle compressioni date dal tides of conceiving dell'essere superiori. Tides is onde. Ah, ok. Sorry, I didn't get. The tides of conceiving. Quindi le ondate di conceptualization, conceiving means conceptualization. Ah, okay, not superiority. No, okay. Conceit. Superiority conceit is conceiving. Okay. E quindi onde. Onde
di concettualizzazioni. Do not sweep over. Do not non vengono spazzate via. Over him. Non vengono gettate su di lui. He is called a sage at peace. È appellato, è chiamato il saggio in pace. One should not neglect wisdom. Non si dovrebbe negare la saggezza. One should preserve truth. Si dovrebbe preservare la verità. One should cultivate relinquishment. Si dovrebbe coltivare l'abbandono. And should train for peace. E ci si dovrebbe addestrare alla pace. This is the summary of the exposition of the six elements. Questo è il riassunto dell'esposizione dei sei elementi. And so this is a very concise exposition. Si tratta di un'esposizione molto concisa. And so it needs some clarification. Che richiede chiarificazioni. And so the Buddha explains further. E così il Buddha continua a spiegare. So he says, this person consists of six elements. Questa persona che consiste di sei elementi. There are the earth element. Questi elementi sono l'elemento terra, water element, l'elemento acqua, fire element, l'elemento fuoco, air element, l'elemento aria, space element, l'elemento spazio, and consciousness element, e l'elemento coscienza. So it was with reference to this that it was said, this person consists of six elements. E quindi è in riferimento a questo che si dice che la persona consista di sei elementi. So this is like, you know, taking out the person into parts, you know, the earth element, fire, wind and water that we have explained before. E quindi si tratta del prendere la persona come composta di parti e alcuni elementi li abbiamo già spiegati in precedenza: fuoco, aria, terra, acqua. These are the four great elements of materiality, and from there arises all the derived elements. E questi sono i quattro grandi elementi della materialità da cui derivano tutti gli elementi secondari. Here it adds in the space element. E qui viene aggiunto l'elemento spazio. That means where the elements do not come together, and it's called a space element. Laddove gli elementi non si raggruppano assieme, e quindi questo è l'elemento spazio. It's called Akasa Dhatu. Akasa Dhatu. Then finally there is also the mental part, which here it summarizes as the consciousness element. E infine c'è la parte mentale, riassunta come elemento coscienza. So this is one way of taking, breaking the so-called person into parts, so that the wrong view of self is broken apart and you can experience the non-self. E quindi in questo senso viene considerato come l'insieme di più parti e di più elementi, e il concetto del sé viene distrutto e messo da parte, si può esperire il non sé. Just like in the simile given by the Buddha, he talks about the skillful butcher. E quindi come nella similitudine data dal Buddha che parla del macellaio abile.
said, how do you know if a butcher is skillful? E come facciamo a sapere che il macellaio è abile? He said, if there's a cow and this butcher has a knife. Se c'è una mucca e questo macellaio ha un coltello. And this butcher is able to, while the cow is still standing, put his knife into the cow and cut out the cow into these various organs and different parts, and then take out the knife and the cow would still be in one piece. Se il macellaio è in grado, mentre la mucca è ancora in piedi, di tagliarla in modo tale da toglierne tutti gli organi, e terminato questo la mucca è ancora in piedi. And he asked, then do you think the cow is the same cow as before? E poi chiede, e allora pensi che la mucca sia la stessa mucca di prima? So in the same way, when you cut out the person into different elements, then of course it's not the same anymore, there's no self. E allora allo stesso modo se si divide in elementi diversi la persona sarà la stessa persona di prima? No, non c'è sé. Then the next step is, he explains, this person consists of six bases of contact. E poi prosegue dicendo, questa persona consiste in sei basi di contatto. And with reference to this, there are the base of eye contact, base of ear contact, base of nose contact, tongue, body and mind contact. E in riferimento a questo ci sono le varie basi di contatto dell'occhio, dell'orecchio, della lingua e della mente. I forgot one for sure. Corpo. Il corpo, la base del corpo. Oh. So now he goes into the more into detail of towards the elements in terms of thought processes. E ora tratta degli elementi più in termini di processi di pensiero. So generally, usually the elements are described as the 18 elements. Generalmente gli elementi vengono descritti come 18. For example, the eye element, the eye contact element. Quindi l'occhio, la base di contatto dell'occhio. And the eye consciousness element. E poi c'è la coscienza, l'elemento della coscienza dell'occhio. For example, in the one of the early discourses of the Buddha called the fires. Ad esempio nei primi insegnamenti del Buddha questi erano chiamati how do they? Il discorso del fuoco. Because the Buddha was preaching to a group of fire ascetics. Perché il Buddha stava insegnando a un gruppo di asceti del fuoco. No, they worship the fire, it's fire worship. Quindi adoravano il fuoco. So he preached a fire sermon. E quindi dette dei sermoni sul fuoco. For example, he starts saying that the eye is burning. Ad esempio iniziò dicendo che gli occhi bruciano. The eye contact is burning. E il contatto dell'occhio brucia. The eye object is burning. E l'oggetto dell'occhio brucia. And due to the contact, the eye consciousness process is burning. E in conseguenza del contatto, la coscienza dell'occhio brucia. Burning with the fire of anger, burning with the fire of delusion, burning with the fire of craving. Brucia con il fuoco della brama, brucia con il fuoco della rabbia e brucia col fuoco dell'illusione. And burning with birth, old age, sickness, suffering, etc., etc.
bruciando con la nascita, l'invecchiamento, la malattia, la morte, eccetera, eccetera. And then it goes to the next, the ear element. E poi passa al successivo, l'elemento dell'orecchio. And it goes to the six elements, 18 elements. E poi così passando in rassegna tutti i 18 elementi. And at the end of the discourse, these five ascetics were all became arahants. E alla fine di questo discorso tutti gli asceti del fuoco divennero arahant. So this was the talking about the elements. Here it starts with the contact. E quindi questo riguardo agli elementi. Qui inizia con il contatto. So the eye contacts with the eye object. Così l'occhio entra in contatto con l'oggetto dell'occhio. Then when this happens, then the thought processes arise. Goes into the contact with the eye consciousness and the eye object. E quindi quando questo accade inizia il processo di pensiero che porta al contatto tra la coscienza dell'occhio e l'oggetto dell'occhio. And from there it carries on to the whole thought process where you react and respond to it. E da qui si passa a tutti i processi di pensiero, di reazione e di risposta a questo. When there's craving, anger, delusion, unwholesome thoughts arise, and they are like fire burning. E quindi quando ci sono brama, rabbia ed illusione, sorgono pensieri di questo tipo che bruciano. And so he explains further according to this discourse. E quindi spiega in accordo con questo discorso. This, we go into the 18 kinds of mental exploration. E così prosegue con i 18 tipi di esplorazioni mentali. What's the word Pali for exploration? Doesn't say here. On seeing form with the eye, one explores a form productive of joy, explores a form productive of grace, and explores a form productive of equanimity. E quindi vedendo con l'occhio si esplora la forma della gioia, la forma dell'equanimità and Explores the form productive of grief. la forma prodotta dal cordoglio. Grief, grief, La forma tristezza. che produce dolore, tristezza. This mental, non physical. Mentale, non fisica. One explores a form productive of equanimity. Actually, here it means more of indifference, neutral. E si esplora la forma prodotta di indifferenza. So, that means what happens, of course, when you see the object, then it arises the feelings associated with it. Questo significa che quando si vede l'oggetto sorgono le sensazioni ad esso correlate. For example, you say the object is, first is the ittaramana, the attractive object which you look at it, joy usually arises. E quindi osservando l'oggetto sorge
questo senso di piacevolezza e di gioia all'osservare l'oggetto. Then the other one is this object which is repulsive, which gives rise to aversion. E poi c'è l'oggetto che invece risulta porta repulsione e quindi sorge l'avversione. The third is the neutral object which is neither very pleasing or repulsive, so this indifferent feelings arise. E poi c'è l'oggetto neutro, quindi che non genera attrattiva né repulsione e quindi c'è una sensazione neutra. Usually when the object arises in the with the eye contact or any of the sense contact, usually the reaction will be very quick. E generalmente quando l'oggetto entra a contatto con la base sensoriale, la reazione è molto rapida. But you dwell on it, then these feelings tend to increase. Ma se si dimora in questo oggetto, allora le sensazioni e emozioni tenderanno ad aumentare. And because of that, when you're not mindful, the craving, anger, delusion will become strong. E in conseguenza di questo, se non si è consapevoli, brama, rabbia e illusione tenderanno ad aumentare. But if you are mindful, the moment you're mindful of it, then this craving, anger, delusion does not arise with the feeling. Ma se si è consapevoli, allora in quel momento brama, rabbia e illusione non sorgeranno assieme alla sensazione emozione. On the other hand, immediately you will notice the conditioning involved and also the nature of the universal characteristics. E al contempo si potrà notare il condizionamento coinvolto e le tre caratteristiche universali. So the same is even for the other senses of sound, smell, taste, touch and the mind object. E quindi lo stesso accade con tutti gli altri oggetti dei sensi, quindi con l'odorato, con l'udito, con il gusto, con il tatto e con la mente. So from the contact and the object, then the mind starts looking and more, getting more involved, and so the whole proliferation builds up. E quindi è dal contatto con l'oggetto che poi la mente inizia a pensare, a osservare e ad andare in questa proliferazione. And so this comes in a lot of in waves, in tides. E tutto questo accade appunto con tutta una serie di onde, ondate. And so it will sweep the person off and the person will be totally overwhelmed by all these feelings and mental states. E in tal modo la persona sarà totalmente sopraffatta da queste ondate. So here the Buddha is explaining more on the, in a more simple way how the different thought processes and conceptualizations arise. E qui il Buddha spiega in maniera semplice come tutti i processi di pensiero e di concettualizzazione sorgano. And now he explains the foundations. E poi ora spiega i fondamenti. And his foundation doesn't mean the four foundations of mindfulness, which is also included in some way in the practice. In questo caso però non si fa riferimento ai quattro fondamenti della consapevolezza, anche se in un certo qual modo sono contenuti in questo. So there's the foundation of wisdom. C'è il fondamento della saggezza. Foundation of truth.
il fondamento della verità, foundation of relinquishment, il fondamento dell'abbandono, the foundation of peace, e il fondamento della pace. The Pali word is Panyadhitana, Sacchadhitana, Jagadhitana, Upasamadhitana. Ecco, e questi sono i termini in lingua Pali. So here the translation of the commentary. E qui la traduzione dei commentari. The commentary has first rendered Adhitana as resolved. E quindi il commentario fa riferimento per prima cosa ad Adhitana, che è risoluzione. And then replace it with a mode of expression. E poi lo rimpiazza con un'altra espressione. And this Bhikkhu Bodhi says neither of which seems suitable for this context. E qui Bhikkhu Bodhi lo descrive come qualcosa che non è adatto al contesto, not suitable for the context. Not suitable for the context. Yeah, yeah. Quindi non adatto al contesto. This is his opinion. E ovviamente si tratta della sua opinione. The commentary explains the word patitta. E poi il commentario spiega la parola patitta, which means foundations, che significa fondamento. And explain the sense of the statements. E spiega il senso della frase. This person who consists of six elements, six bases of contact, six kinds of mental aspirations, when he turns away from this and attains arahantship, that supreme accomplishment, he does so established upon these four bases. No. Let's start all over again. This person, mm-hmm, who consists of six elements, six bases of contact and 16 kinds of mental exploration. Quindi questa persona che consiste di sei elementi, sei basi sensoriali, sei basi di contatto e sei basi di contatto, 18 mental exploration. 18 esplorazioni mentali. When he turns away from this and attains arahantship, quando si allontana da questo e ottiene lo stato di arahant, he does so established upon these four bases. Lo fa stabilendosi in queste quattro basi. He does so established upon these four bases. He does attain arahantship. Yes. When he establishes on these four bases. Quindi ha ottenuto lo stato di arahant quando si è stabilito e stabilizzato in queste quattro basi. Then we talked about these four foundations as the basis of practice, or this mode of practice to attain arahantship, because this basis will help him turn away from these elements. E quindi si parla di questi quattro fondamenti come le quattro basi per ottenere lo stato di Arahant, perché facendo questo ci si sarà distolti appunto dagli elementi. So he explains again, one should not neglect wisdom, one should preserve the truth, one should cultivate relinquishment, and should train for peace. E quindi ancora dice che si dovrebbe non si dovrebbe negare la saggezza, si dovrebbe coltivare la verità, si dovrebbe coltivare l'abbandono
e addestrarsi per la pace. So the commentary explains. E così il commentario spiega. From the start, one should not neglect wisdom. Quindi dall'inizio non si dovrebbe negare la saggezza. Born of concentration and insight. Né la concentrazione né l'insight. In order to penetrate through to wisdom and the fruit of arahantship. Per poter penetrare nella verità della saggezza e dello stato di Arahant. Here when you talk of wisdom, it means the fruit of arahantship. Qui quando si parla di saggezza si intende il frutto dello stato di Arahant. That means one should not neglect, that means one should practice until one reaches there with concentration and insight. Il che significa che non si dovrebbe negare e si dovrebbe praticare finché non si ottiene l'insight e lo stato di Arahant. One should preserve the truthful speech in order to realize Nibbana, the ultimate truth. Quindi si dovrebbe preservare la retta parola, la verità nella parola per conseguire lo stato di Arahant. Here truth means the truthful speech. E qui verità si intende la retta parola. This is one of the virtues or ethics of Buddhism, veracity. E si tratta di uno degli elementi della moralità e dell'etica del buddismo. That means truthfulness. Significa appunto veridicità. One should cultivate the relinquishment of defilements. Si dovrebbe coltivare l'abbandono degli inquinanti. Because this comes with the detachment from the defilements by the path of arahantship. Che viene con il distacco dagli inquinanti che fa parte del percorso verso lo stato di Arahant. This of course comes in stage by stage through the various paths and fruitions. E questo avviene stadio dopo stadio all'ingresso del percorso e al percorso di fruizione. L'emphasis here is the path and fruition because then the purification and the relinquishment is radical. E qui il riferimento al percorso e alla fruizione è per il fatto che l'abbandono è completo. Thus the wisdom born of serenity and insight are spoken as the preliminary foundations for us for achieving the four foundations. Again, Bhante, I didn't get, sorry. Thus the wisdom born of serenity and insight. Concentration and insight. La saggezza sorta, nata dalla concentrazione e dall'insight. Serenity is tranquility, concentration. Concentrazione, tranquillità. Then he explains for the non-neglecting of explain of wisdom explained by way of meditation on the elements. E poi parla del non negare la saggezza derivata dall'abbandono, relinquishment of elements. The non-neglecting of wisdom is explained by the meditation on elements. Quindi la non negazione della saggezza viene spiegata attraverso il non abbandono degli elementi. And so here he explains the meditation on the elements. E quindi qui spiega della meditazione sugli elementi. And this is explained not in the terms of the Paramatta Dhammas, but in terms of the parts of the body. E qui
non vengono spiegati in termini di paramatta dhamma, ma in termini di parti del corpo. Of course, eventually it will end in death. E che eventualmente possono portare a quelli. So what is the earth element? Quindi, che cos'è l'elemento terra? Può It can be internal or external. essere interno o esterno? Internal earth element is whatever internally belonging to oneself is solid. Quindi l'elemento terra internamente è tutto ciò che è solido e che appartiene alla solidità And clung to, attached to. e a cui ci si attacca. So the head hairs, body hairs, nails, teeth, skin. E quindi i capelli, le unghie, la pelle, cioè, Denti. i denti. The flesh, the sinews. E quindi la carne, Tendons. il liquido sinoviale, i tendini. No, non liquid, sinews. Sinews are the tendons, Ah, no? ok, i And then tendini. you join the muscle to the bone. Ok, i tendini. Bones and bone marrow. E quindi le ossa e il midollo. Kidneys, hearts, liver. I reni, il cuore, il fegato, Diaphragm, spleen, lungs. il diaframma, la milza, i polmoni, Intestines. gli intestini, Mesentery. mesentere. Contents of the stomach. I contenuti dello stomaco, Feces. le feci. Caca. Sì, feci, in a more elegant way. Okay. Or whatever else internally belonging to oneself as solid and clung to. E qualsiasi altra cosa internamente che ci appartenga. This is called the internal earth element. E che sia solido, e questo è chiamato l'elemento terra interno. Both internal and external elements are simply earth element. E che siano interni o esterni, sono semplicemente elemento terra. That should be seen as it actually is with proper wisdom. E dovrebbe essere visto per ciò che realmente è, con saggezza. This is not mine, this is not my, I am not, and this is not myself. Questo non è mio, non sono io e non è me. When one sees it thus as it actually is with proper wisdom, one becomes disenchanted with the earth element. E quando si è in grado di vederlo con saggezza appropriata, si conosce l'elemento terra. And makes the mind dispassionate towards the earth element. E questo rende la mente disillusa rispetto all'elemento terra. And so you see, this is for the meditation on the elements. E questo ha a che fare con la meditazione sugli elementi. And it begins with this, in the beginning it is a kind of concentration meditation. All'inizio si tratta di una sorta di meditazione di concentrazione. It comes under the parts of the body, but here it takes up only the first part, which are all solid. Ha a che fare con tutte le parti del corpo, ma qua fa riferimento solo a quelle solide. Second part are all liquids. E la seconda parte ha a che fare con tutti i liquidi. Such as the phlegm, saliva, urine, no? All these are liquids. Quindi tutti i liquidi del corpo, la saliva, l'urina, eccetera. So
So what happens is normally they're recollected first by verbal recitation, mental recitation, and then finally into the more deeper concentration, often with visualization. E quindi quello che si fa è richiamarli prima con una ripetizione verbale, poi con una ripetizione mentale, e poi si va sempre più in profondità fino ad arrivare alle visualizzazioni. This kind of samatha meditation has been described as a meditation where you have to learn a lot before you can start to master it. E questo, questo tipo di samatha, kaya samatha, è un tipo di meditazione che va su cui bisogna ben addestrarsi prima di ottenerne la maestria. So, but generally you, for the first step is to memorize the parts. E come primo passaggio è necessario memorizzare le parti. First, no, reciting the parts, and then when you memorize it, you recite in the mind. Even then, it has its effect. E per memorizzare le parti, appunto, si ripetono verbalmente fino a che non si sono imparate, poi si ripetono mentalmente, e questo certamente avrà un certo effetto. For example, you imagine early morning meditation, you get up, you start reciting head hair, body hair, nails, the skin for 1 hour. Ad esempio, mettiamo che nella prima meditazione del mattino iniziamo a ripetere appunto tutte le varie parti del corpo per un'ora. And after that you get up to walking meditation, also you recite head, hair, body, nail, the skin until the whole hour walking. Then you sit down and you start with head, hair, body, hair, nail, the skin, flesh, sinews, bones and so on. Whole day, morning to night. E così via, continuando con la meditazione camminata, si recitano appunto tutte le parti del corpo, e così per tutta la giornata. You recite, no, so just recite, you know, forward, backwards, backwards, forward, forward, backwards, backwards, forward, up, down, center, all. So your concentration is quite strong. E a forza di recitarle in qualsiasi modo, stando seduti, camminando, facendo le attività, insomma, avanti e indietro in continuazione, la concentrazione diventa molto forte. So what happened? E cosa succede? So next time you see a boyfriend or girlfriend, you only see head, hair, body, hair, nails, you get a whole lump of rubbish. E allora cosa succede? Che la prossima volta che vedete il fidanzato o la fidanzata, in un attimo vedete tutto quell'insieme di parti del corpo che finiscono in niente. Just like the story in the Satipatthana Sutta. Come la storia nel Satipatthana Sutta. This lady was fed up with her husband, so she decided to leave the husband. Questa donna che era stanca del marito e decise di abbandonarlo. So she put up all her makeup, dressed herself the most beautiful, and she left him. E agghindandosi di tutto punto lo lasciò. And so when she left, the husband was chasing after her. Ma una volta abbandonato il marito insomma la seguì, la. So while she was walking, she was very happy, freedom, no? questa donna camminando così si sentiva molto libera. So she passed the monastery, there was one monk meditating, doing walking meditation. Passando vicino a un monastero, vide che c'era un monaco che stava facendo la camminata. This monk was meditating on bones. E questo monaco stava meditando sulle ossa. Bone in the morning, bone in the afternoon, bone at night. Right, head bone, hand bone, rib bone, every bone, all types of bones. Ossa tutto il giorno, la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, qualsiasi tipo di ossa. So when she passed him,
she smiled, no, and laughed. Ha, ha, ha. So he saw her teeth. E quando la donna passò a fianco a lui, sorrise, e in quel modo il monaco vide semplicemente i denti. And when he saw that, he became arahant. E quando li vide, diventò arahant. So after she left, the husband came. E dopo che la donna se ne andò, arrivò il marito. And the husband said, "Did you see a woman pass by here?" E chiese al monaco: "Hai per caso visto una donna passare da qua?" Said, "No, I didn't see any woman. I only saw a bag of bones." No, no, non ho visto nessuna donna. Ho visto solo un insieme di ossa. So this is a very interesting story. Una storia molto interessante. So there's another story, something like this. E poi c'è un'altra storia simile a questa. No, there was in this nunnery. In questo convento di suore. In this nunnery there was a parrot. E c'era un pappagallo. And the parrot, no, the abbess tried to teach the parrot to just say bones, bones, bones. E cercavano di insegnare a questo pappagallo a ripetere ossa. So one day the eagle fell, came and took the parrot. Ma una volta capitò che l'aquila planando prese il pappagallo. So the nuns quickly came and made a lot of noise, and the parrot let go of the eagle let go of the parrot and she fell down. Così immediatamente giunsero tutte le suore facendo un sacco di chiasso, l'aquila lasciò cadere il pappagallo. And of course it's too late. No? Ma purtroppo era troppo tardi. But the pappagallo, the parrot was still saying atti, bones, 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 bones. Ma il pappagallo ancora era lì che diceva atti, atti, ossa, ossa. So he died, but because of that practice he was born as a deva. Grazie a quella pratica rinacque deva. So, very good. You can also quindi, do that. Molto rapido. Of course you can do any part of the body. You can even say stomach, stomach, stomach. E certamente è possibile farlo con qualsiasi parte del corpo, ad esempio con lo stomaco. So what happens is during the concentration the mental object will arise. E quindi quello che accade è che nello stato di concentrazione l'oggetto sorge. So out of the many one of them will stand out and that will come as your main object of concentration. E tra i tanti ce ne sarà uno che emergerà con più forza e diventerà il vostro oggetto principale. So what happens in this type of meditation? At that point, three types of objects can arise. Cosa accade in questo tipo di meditazione? A quel punto possono sorgere tre tipi di oggetti. The object of the color. L'oggetto del colore. Of course, in terms of the teeth, you'll be white color. E ad esempio riguardo ai denti sarà il colore bianco. This becomes a casino object. E questo diventa un oggetto casina. Then the repulsion object. That means you see something very disgusting. E poi c'è l'oggetto di repulsione quando si vede qualcosa di disgustoso. That is the nature of the element in which is hardness. E poi il terzo è la natura degli elementi, ad esempio la durezza. At this point you can go into pure samatha, deeper samatha, or you can go into vipassana. E a quel punto si può andare nella pura samatha oppure nella vipassana. So generally first happens is one becomes no longer identifies with it. E quello che generalmente accade è che non c'è identificazione. It's not me, not I am, not mine. Quindi non c'è io, me, mio.
This by itself brings it to a vipassana object. E questo di per sé porta l'oggetto di vipassana. It removes the identification, it removes the concept of the person. Perché rimuove l'identificazione, rimuove il concetto della persona. And then they also develop a kind of repulsion or detachment. E sviluppa una sorta di repulsione e distacco. In this way it brings the mind more into the vipassana object. E questo porta maggiormente la mente all'oggetto di vipassana. Ci fermiamo qui per stasera. Any questions? Ci sono domande?